Ci abbiamo una ventina di minuti, un quarto d'ora, eh? 5 minuti, 10 minuti, facciamo. Addirittura. Giuseppe Rinaldi, Peppino per gli amici. Ciao Peppino. Ciao. Io sono un tuo amico, Lo quindi. so, anch'io. Senti, e tu sei veramente il più grande doppiatore italiano. Ma allora, guarda. Sei il più. No, comincio così. Lo so che non ti piacciono i complimenti, ma questo non è un complimento. Tu sei comunque il più poliedrico, il diverso. Tu sei capace di cambiare la voce, tu sei capace di recitare sul personaggio. Sei uno dei più grandi di tutti i tempi. Ti ringrazio molto. Il doppiaggio italiano è il numero uno nel mondo. Tu sei il numero uno del doppiaggio italiano, tu sei il numero uno nel mondo. Sappiamo chi è Peppino Rinaldi, ce lo dice lui. Allora, un po' di voci, di attori a cui hai dato la voce. Beh, alle volte ho dovuto cambiare tipo di voce perché le voci, secondo me, le voci principali sono tre. C'è la voce di testa che uno parla in questo modo, c'è la voce di gola e c'è la voce di petto. Quindi quando uno è padrone di questi mezzi vocali può a un certo momento giocare con la voce, può passare da una tonalità all'altra. Per esempio nel Padrino parlavo così, sente figlio mio, ti dai a parlare, sai, e parlavo così siciliano perché questo era il personaggio, questo era il tipo. Perché la cosa principale è quella di aderire al personaggio, di fare come una calcomania, ossia, d'altra parte però molte volte bisogna aggiungere qualche cosa e mettere qualche cosa di strano, se è una cosa comica, una cosa caratteristica, oppure cercare di ammorbidire se è una cosa, diciamo, platonica, una cosa poetica. Ma tutto questo dipende da tanta, tanta esperienza e da tanto, tanto lavoro. Perché io quando facevo l'attore di presa diretta nel cinema ero sempre doppiato. Perché? Perché io venivo dall'università. A un certo momento per combinazione andai a Cinecittà, mi presero per una comparsa, mi pagarono, io presi quello che mio padre non mi dava in 2 o 3 mesi in una sola volta. Dico, ma io faccio l'attore perché recitare è facile, come ogni neofita quando fa una professione pensa. Recitare è facile, stare in questo ambiente mi diverte, e poi giro anche il mondo, l'Italia, a destra e a sinistra, e poi ci sono anche delle belle donne, allora ero molto giovane, quindi questo mi interessava molto, e quindi ho fatto l'attore. Ecco come ho cominciato. Poi, siccome nei film che facevo, che ho fatto con la Valli, con la Mercadere, con tanti altri, venivo sempre doppiato, doppiato perché? Perché se dicevo mia madre muore, la gente per come lo dicevo rideva. E allora a un certo momento scesi questi pochi scalini, questi 3-4 scalini, e ritornai sulla terraferma e cominciai a dire cosa devo fare. Prima di tutto la dizione, bisogna parlare l'italiano e non parlare, diciamo, secondo la propria regione. E poi bisogna saper recitare. E quindi ho cominciato, poi ho fatto il teatro, l'ultimo è stato Streller nella Vedova Scaltra, con la Laura Dani e tanti altri, Romolo Valli e tanti altri che Eppure c'è. ti dissero che tu non eri adatto per fare il Oh, doppiatore. e poi mi dissero, dice, ma no, no, tu non sei molto adatto così. Allora io, naturalmente, siccome ci vuole molta umiltà, naturalmente in tutte le professioni, in tutti i mestieri, io dissi, va bene, proverò ad essere adatto, se non lo sono, forse ci riuscirò. E quindi con tanta fatica, registrando tutto quello che dovevo dire o che dovevo fare, correggendomi, cercando di sentire, di ascoltare e di apprendere da quelli che erano più in gamba di me e che avevano molti più anni di esperienza, io piano piano, piano piano sono riuscito a prendere, non so, scusate se faccio l'avvocato di me stesso, ma i più grandi attori del mondo. E in quell'epoca c'erano due giovani, Peppino Rinaldi e Alberto Sordi. E È vero? entrambi frequentavano sia il cinema che le sale di doppiaggio. Sì. Sordi era più doppiatore che attore, tu eri più attore che doppiatore. No? Così? O Sì, sto no, raccontando male? Io no, no, non stai vado. raccontando male, è soltanto che si tratta molte volte di improvvisare, ossia di avere, c'è chi è un trenino che parte e arriva, però ha una sola corda. Ce ne sono stati, adesso non voglio fare nomi perché molti non ci sono più. Però non può fare, per esempio, non può fare le cose comiche, non può fare le cose, diciamo, caratteristiche. Ha soltanto una voce, ha soltanto che è meravigliosa, insomma,
abbiamo avuto il signor Cigoli che ha fatto delle cose meravigliose, però certo non poteva fare una posciade, non poteva far ridere, non poteva fare perché non aveva quella corda. E tu hai fatto tutto però. Poi io, e poi c'è chi, o per dono di Dio, o per esercizi che si è fatto, o che ha fatto, e a un certo momento invece di avere una corda ce n'ha 4, 5. Tu quindi... parli in napoletano, parli in siciliano. Beh, siciliano, napoletano, ne ho fatti tanti. Un francese italiano. Il francese, italiano, l'inglese. Ma io ho tutto questo per... Tu sei Jack Lemmon, in A qualcuno piace caldo. Esatto. Tu sei Marlon Brando nel Padrino, sì, tu sei però... Marlon Brando in Ultimo Tango a Parigi. Sì, no, però di questi attori che tu hai detto, io li ho fatti quasi tutti i film. Non è che ho fatto soltanto il Padrino di Marlon Brando, dico... né soltanto A qualcuno piace caldo di Jack Lemmon, né soltanto, non so, i film di Paul Newman, che li ho fatti quasi tutti io. E un giorno venne una ad intervistarmi, e io cominciai a dire tutti i miei attori, parlando poi anche di Frank Sinatra, di questa, perché io poi ho cominciato con La Valle dell'Eden, Gioventù Bruciata e Il Gigante, e James Dean, e poi ho fatto tanti e tanti tanti altri, e quindi Burt Lancaster, Frank Sinatra e tanti altri, adesso non me li ricordo nemmeno. Ma a un certo punto, non lo so, questa mi sentiva, mi ascoltava e poi mi guardava come si guarda un matto, come si guarda uno che a un certo momento dice: ma che è impazzito questo? Dico, io mi accorsi e dissi: ma signorina, scusi, perché mi guarda così? Ma no, dice, io volevo sapere, non volevo sapere quelli che doppiano nella sua società, ma quelli che doppia lei. Allora io dissi: madonna mia, qui se seguito questa mi prende per un matto. Dico, ah, scusi, non avevo capito. E gli dissi un paio d'attori e basta. E poi a ogni attore hai messo una tua caratteristica. Beh, certo, perché di... molte volte bisogna anche pensare al pubblico. Noi facciamo il doppiaggio in Italia, quindi maggiormente il pubblico italiano è quello che sente e che ascolta i doppiaggi dei film, e quindi bisogna anche aderire, perché molte volte una battuta o una cosa detta da un americano può far ridere in America e magari in Italia può lasciare magari un po' indifferenti quelli che ascoltano. Quindi bisogna dare un aiuto, bisogna creare qualche cosa, come io ho fatto con il Peter Sellers, come ho fatto con il Jack Lemmon, come ho fatto con tanti altri. Fai quel francese italianizzato, quel francese italianizzato che hai inventato, no? Quando, me lo rifai, ce lo rifai qui. Ma allora che cosa ti devo... scusatemi, ma che cosa vi devo dire io? Ma non lo posso... Parlavo così, insomma, inventavo frasi, cose che non... Un po' di napoletano. Ecco, va già, Ricciola, io sto qua, ci ho doppiato pure dei film napoletani. Per esempio Merola, in altri film l'ho doppiato io. Facevo, scena a bacio, da già parlare, capito? Facevo WAP. Che ti devo Siciliano. Fare? Sei celeano, bella madre Sandessa, ma senti, figlio mio, dai a parlare. Va bene. È il cavallo di Lucky Luke. È il cavallo di Lucky Luke. Ma che cosa sei, scemo? Ma no, guarda, ma vieni qui. Oh, che noia. Bisogna un po' avere una voce un po' più strana. Ma sei sempre così simpatico. Ma che... sempre così disponibile. Sì, per i miei amici sì, ma per gli altri no, mi odiano. Comunque a me non interessa. E cosa è cambiato nel doppiaggio in Italia oggi? Beh, c'è meno professionismo. Adesso naturalmente dobbiamo dare una colpa anche alle telenovele, questi telefilm, queste cose che fanno in Brasile, in Argentina, in altri posti, che sono veramente delle cose, diciamo, da seconda elementare proprio. E quindi molti film non si fanno più perché al produttore naturalmente conviene comprare, non so, 2-3 serie di telefilm o di telenovela del Compagno Bella, e risparmia magari e guadagna anche di più, perché la maggior parte del pubblico, non so perché, vede questi film, chiamiamoli film così, con attori proprio da non classificare. E allora lascia le produzioni, le belle produzioni di una volta, e non fa, certo adesso non si fanno più dei film. Sì, forse Bertolucci con Il Grande Imperatore, dove io poi ho doppiato anche Peter O'Toole, forse qualche altro, forse Rosi, forse lo Zeffirelli. Tu fanno hai fatto l'Amleto. Io ho fatto anche l'Amleto. Quindi forse loro tengono ancora un po' in alto la produzione, perché da noi è diventata una cosa, diciamo così, artigianale. Molti film non escono dai confini dell'Italia perché non direbbero niente a nessuno.
E quindi ecco la pecca del cinema. Mancano i film di Lubitsch, mancano i film di Frank Capra, mancano questi film, mancano gli attori e ce ne sono tanti, tantissimi. Oggi niente, basta fare, non so, il mostro che poi, oppure il vampiro, basta fare cose del genere, oppure dei film licenziosi solo per adulti, perché a un certo momento questi, l'importante è che il produttore prende, quanto spende adesso, faccio per dire, 10 lire, vabbè, ma io con queste 10 lire, facendo questo film, ne guadagno 30, quindi 20 lire me li metto in tasca, questo interessa al produttore, non fare l'opera d'arte. E questo è uno sbaglio, e questa è una cosa che danneggia. E in America c'è lo stesso problema, inferiore al nostro naturalmente, però c'è lo stesso problema. Tu consiglieresti a un giovane di intraprendere la carriera, l'attività di attore, sì, o di doppiatore? Sì, io lo farei, difatti io avrei avuto, diciamo, il desiderio di fare una certa scuola, scusate l'immodestia, nella quale io prendevo dei giovani, naturalmente facendogli dei provini, vedendo se avevano le possibilità di poterlo fare, per farli diventare degli attori, recitare, per naturalmente correggere la loro dizione, per farli parlare italiano, e anche una scuola per il doppiaggio. Ma poi non so perché, anche perché le difficoltà erano tante, ci vorrebbe qualcuno che mi dicesse vieni, io apro questa scuola, vieni te. E io mi porterei anche dietro diverse persone molto capaci che io conosco durante la mia lunga carriera. Saresti disposto anche a viaggiare? Viaggi molto? Ah sì, sì, senza dubbio. Cioè, non necessariamente a Roma questa scuola. No, anche fuori Roma. Uh-huh. Io lo farei volentieri tutto questo qui. Naturalmente dovrei avere un compenso, diciamo, adeguato. Non è che io voglia essere un esoso e approfittare della mia... In questa lunga carriera, cosa ricordi, un fatto, uno solo, che ti viene in mente, un episodio che più ti è rimasto dentro, al quale ripensi magari con... Beh, la figliola di un'amica di mia madre, parlo di diversi anni fa, io già facevo il doppiaggio, già doppiavo Jack Lemmon, che ho quasi sempre doppiato, sempre forse, stava male, doveva farsi operare, ma aveva delle crisi isteriche, per cui a un certo momento questa qui non riusciva. Ed era un'appassionata di Jack Lemmon, giusto nei film A qualcuno piace caldo e qualche altro film dove lui era un po', diciamo, quasi mamo. Perché? Perché era proprio comico al 100%. E siccome lei aveva questa cosa, allora l'amica di mia madre disse... Ma perché non fai venire Peppino che doppia, gli fa anche la voce di Jack Lemmon e la convince a farsi operare per togliere le tonsille, per fare queste cose qui? E io andai in questa clinica, allora si chiamava Clinica Ciancarelli in via Morgagni, e andai lì e dissi e parlai con la voce di Jack Lemmon, facendola ridere, facendola fare così, e dicendo che se lei avesse accettato di fare l'operazione, io le avrei regalato una bella fotografia di Jack Lemmon e poi forse avrei avuto la possibilità di portarla a conoscerlo non appena lui fosse venuto in Italia o avesse fatto qualche cosa. Lei si mise a ridere così, si calmò e si fece fare l'operazione. Questo mi fece tanto piacere perché era una cosa per cui avevo fatto anche del bene a questa ragazza, a questa fanciulla e anche alla mamma, alla famiglia. Questa è la cosa che ricordo con più soddisfazione. Ah, poi ce ne sono state tante altre, ma queste non riguardano, diciamo, delle opere di bene, riguardano delle cose un po' strane. Hai la stessa voce di 10, 20, 30 anni fa. Ti ringrazio. E ti è rimasto lo stesso gusto per la vita? Sì, soltanto che mi rattrista di vivere in un modo peggiore di come si viveva una volta. Questo riguarda un po' tutti i campi. E quindi perché c'è meno onestà, perché ci sono più mascalzoni, più delinquenti, perché non si può aprire un giornale che si leggono cose disastrose, e così come quando si apre la televisione e si ascolta la radio. E in tutti i campi non c'è una notizia che come si dice ti allarga il cuore, dici ah che bello. No, è tutto brutto, è tutto disastroso. E poi c'è tutta questa grande disonestà.
in tutti i campi, nella politica, in tutti i campi, c'è soltanto il tornaconto personale, non si pensa più a fare una cosa per farla bene, ma si deve fare una cosa per poter guadagnare anche a danno di qualcun altro e anche a danno della professionalità. Questa è una cosa che mi avvilisce, quindi sono contento di vivere, certo, perché ho una moglie che adoro, una figlia, i figli, quindi, però vivevo meglio una volta, perché c'erano tutte queste cose che non... Una volta si viaggiava, mi ricordo via Veneto, si facevano le 3, le 4 della mattina e non c'era nessuno che ti fermava con la pistola per prenderti la roba, i soldi che avevi. E ti fermava magari la guardia e ti chiedeva la tessera per vedere se eri in regola, e questa era una cosa molto bella. Oggi no, oggi ti ferma un disgraziato che ti vuol derubare o che vuol fare altre cose, ti vuol portare via. E tutto questo è brutto, forse dipende da noi stessi, dipende da un modo di vivere, di concepire le cose, io non lo so. So soltanto che una volta si viveva molto meglio. Una volta il disonesto era l'oste che metteva l'acqua nel vino, insomma, che devo dire di più? Tanto lo sappiamo tutti che è così. Grazie Peppino, è stato un piacere parlare con te. Grazie, a te grazie. Voglio venire a Pescara, eh? Sì, e devo portare mia moglie che è abruzzese. Va bene. È un impegno, eh? Grazie. Ciao.